Danmi una mano ad avere ciò che era mio iscrizione al canale e campanellina. Tutto gratis, qui si spendono i soldi per l'inter, non si chiedono, è diversa è diversa la cosa. Dopo l'incazzatura per acerbi, dopo che comunque, ragazzi, cioè cosa facciamo ora? Visto il 90% degli interisti a quanto pare è contrariato, è molto contrariato a l'acquisto è stato fatto, l'acquisto, al prestito è stato fatto c'è a Sherby, si continua a fare l'Inter cosa dobbiamo fare se entra in campo a Sherby, da dare contro all'Inter, non penso quindi poi è normale, no? cioè la strada è segnata la cessione e vi spiegherò anche perché a maggior ragione lo posso dire dopo dopo la fine del mercato poi è normale, io sono un tifoso da poltrona come voi, ma mi arrabbio, mi cavolo, vedo arrivare a Cervi. Vedo, vedo una presidenza assente, vedo nessuno. Parla anche se la strada è tracciata. Io sono un tifoso e agisce di pancia, ma arrabbio lo stesso. Perché la strada è tracciata, ragazzi per la cessione? Perché non è stato venduto nessun big, cioè con 700 milioni di debiti come all'Inter era impossibile non vendere nessun big era, pro, era impossibile questa deve essere una conferma anche per eh, i più diciamo sospettosi all'eventuale cambio di proprietà ai più diffidenti anche perché in una situazione del genere nessuna squadra avrebbe potuto mantenere tutti i giocatori più forti e tra l'altro la bufala dei 10 milioni hanno risparmiato anche 10 milioni sul monte ingaggi. No se te guardi le buone uscite i rinnovi ci saranno di scrigian i rinnovi dell'allenatore non è stato abbassato nemmeno il monte in ganci a maggior ragione io ti dico che un amministratore di un'azienda normale che in queste condizioni in una situazione debitoria così grave che non prende provvedimenti che non fa un piano di rientro che non mette un salary cap che, che, che non prevede degli investimenti cioè chiude bottega eh un amministratore ci rimette le penne in una condizione del genere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la Glass Trust garantisce per tutte le passività dell'Inter, ormai possiamo dire che è quasi scontato che dietro la Glass Trust ci sarà, quasi scontato per chi ancora era diffidente, che dietro la Glass Trust ci sarà, c'è, scusate, il nuovo eh, proprietario dell'Inter che noi continuiamo a dire fortemente saranno i sauditi, non esistono americani saranno i sauditi quindi il lato positivo qual è che comunque anche perché poi scusate ragazzi cioè te hai 700 milioni di debiti no hai 700 milioni non vendi nessun big lasciamo perdere le, le, le defezioni che ha questa squadra anche se ce l'hanno un po tutte le defezioni in, in vari ruoli no nessuna squadra è perfetta ma te hai 700 milioni di debiti non vendi nessun big e riporti anche Lukaku in Italia lucaco è il centravanti più pagato della Serie A, ragazzi. Bisogna dire le cose perché bisogna dire quelle buone e quelle poco buone. lucaco è il centravanti più pagato della Serie A e te con 700 milioni di debiti lascia perdere come l'hai preso, Ti, te lo riporti e lo, e lo, e lo fai diventare il centravanti più pagato della Serie A. Ripeto, in una situazione debitoria, ossia un amministratore che non presenta un piano di rientro, che non fa un salary cap, cose che al niente non sono state fatte. E va incontro a dei guai perché non l'hanno fatto? Perché non hanno venduto nessun bing con 700 milioni di debiti. Questa è una società che perde 18-20 milioni al mese e non ha modo né di buttarci i soldi né di, di ripianare. Quindi, è queste le domande che dovete fare ai giapponesi. Queste cose io vi ho detto, e questo dovete chiedere ai giapponesi, gente si spaccia vicino all'Inter, che poi magari lo è. Questo che dovete chiedere ai giapponesi, non che va su internet a dire. Su YouTube a dire che c'è un mercato da 9 non è un mercato da 9, ma per la situazione è all'Inter questo è un mercato da 20, lasciamo perdere poi uno sta arrabbia per acerbi che quegli altri prendono parete e, pre e te prendi acerbi quello è un altro discorso, quelle sono reazioni da tifoso. Ma se poi si parla in maniera capito oculata per la situazione finanziaria in cui l'Inter, questo se te guardi quello che avrebbero dovuto fare che non hanno fatto grazie a chi sta garantendo per le passività, questo è un mercato da 25, lascia perdere. Lo so che ci manca un esterno, ci manca un attaccante, ci mancherebbe un altro centro na Io lo so, ci manca un centrale titolare, lo so, qualcuno vorrebbe un allenatore più forte. Si sa tutti, però guardiamo anche che condizioni siamo. Lo stesso Antonello, cari ragazzi, nel viaggio che ha fatto a New York che era a fine giugno non si è voluto nemmeno mettere a sedere con Ares e Invescorp che volevano parlare con lui, lo hanno approcciato ovviamente per un'eventuale offerta Antonello non si è messo nemmeno a sedere non ci interessa, gli ha detto non ci interessa come mai? Poi quasi per magia Antonello torna da New York passa un attimino da, da sala e Antonello con una società che ha 700 milioni di debiti, che durerebbe fatica ad iscriversi al prossimo campionato, perché eh, ci sono previsioni per altri 200 milioni eh, di debito. Quindi l'Inter avrebbe quasi 900 milioni di debiti. Antonello dice: Dopo, come per magia, dal ritorno del viaggio di New York con il responsabile finanziario dell'Inter, che non mi ricordo come si chiama, erano insieme, noi possiamo fare tranquillamente uno stadio anche da soli senza il Milan. E chi lo paga lo stadio? Chi lo paga lo stai, cioè bisogna ragionarci su queste cose qua? Quindi il lato positivo è che comunque in tutto questo marasma in cui si trova l'inter è stato allestito un 11 competitivo, perché c'è un 11 competitivo. Sappiamo tutti che ci mancherebbero 3-4 titolari, e poi soprattutto bisogna capire una cosa. Visto anche come lo fa giocare Inzaghi che parlo di Lukaku perché se inzaghi. Opinione mia, non riesce a dare spazio a creargli degli spazi in campo a Lukaku e lo schiaccia in aria. Lukaku di rischia di fare quello che ha fatto al Chelsea, anche se il campionato italiano è molto più semplice della Premier. E poi quest'anno bisogna capire se peserà di più l'arrivo di Lukaku o la partenza di Perisic. Attenzione perché anche lo stesso Bastoni detto bastoncino, quest'anno sembra un po' più insicuro. Lo sai perché? Perché Perisic in fase difensiva gli faceva soprattutto quando c'erano le punte esterne veloci da quella parte, Perisic in fase di usura, di fase difensiva, cioè arrivava a 200 all'ora per dargli una mano a bastoni, cosa che ora nell'inter nessuno può fare. Perché di Perisic ci ricordiamo tutti eh, che saltava l'uomo, che creava superiorità numerica, che ti faceva gol, che ti faceva assist destro-sinistro ma nessuno si ricorda la fase difensiva, nessuno la cita, la fase difensiva di Perisic. Quando a 200 all'ora Bastoni se lo ritrovava lì accanto a lui e gli dava una mano a chiudere sull'attaccante. Bisogna capire che questo, penserà di più l'arrivo di Lukaku o l'addio di Perisic? Che ora sembra quasi che nessuno più lo sottovaluti l'addio di Perisic, perché quando è andato via, sì vabbè se ne prende un altro, c'è Gosens, sì l'ho visto Gosens come c'è, Visto quindi dal viaggio di New York, saltano fuori le garanzie per lo stadio. Antonello a, a dare, se invece dice no, guarda, grazie, non siamo interessati. Liter non vende nessun big, riporta Lukaku in Italia. E chissà come mai, come hanno fatto. Quindi guardiamo anche il lato positivo. Questa è una fase di transizione fino a chi arriverà alla nuova proprietà. Io non penso che, che passerà un altro anno prima dell'arrivo della nuova proprietà, però alla fine quest'anno è andata così. Quindi né Scrigner, né Barella né bastoni non è partito nessuno. E in una, in una situazione debitoria così pesante, l'Inter avrebbe dovuto vendere almeno due Big, almeno due Big e, e avrebbe tappato qualche buchino. Perché ormai si è creata una voragine. Quindi sono queste le domande che dovete fare al giapponese. Ma com'è possibile? Invece di dire mercato da 20 e da 40, se dici mercato da 9, dici mercato da 9 perché siamo in una situazione assurda, dove si rischia veramente di non iscriversi al campionato così. Anche perché, in base ai ragionamenti che fanno loro, parlo del giapponese, sembra quasi che l'Inter porti in tribunale, visto che secondo loro non c'è nessuno dietro e la comprerà. Ora a questo punto a mercato chiuso lo possiamo dire, basta ragionarci sopra. Quindi so è, sono conferme sulle conferme sulle conferme a meno che uno che amministra una società non voglia essere detto in maniera scherzosa, ingabbiato perché se io amministro una società ho 700 milioni di debiti ne perdo 20 al mese e non faccio nulla. Cioè guarda che va incontro a ad guai un amministratore che amministra un'azienda, ossia non c'è un piano di rientro, non c'è un tetto ingaggi, non c'è nulla, come mai non c'è nulla? Cioè tanti di voi hanno aziende, siete commercialisti, no? Spiegateglielo ai giapponese come è stato possibile fare questo. Forse lo ripeto per l'ennesima volta, lo so anch'io che ci sono due attaccanti soli, che ci sono solo tre centrali affidabili, che a sinistra ci manca uno, lo so anch'io, però guardiamo anche che condizioni economiche è l'Inter. Quindi queste sono le ulteriori conferme che ormai questa proprietà se sta per andare finalmente. Perché non avrebbe potuto fare questo. Non è che sarebbe stato a di più. Quindi guardando il lato positivo, ora ci avviciniamo a Derby. Speriamo di, di vincerlo ovviamente perché per il morale sarebbe una roba spettacolare visto la batosta che hai preso contro la Lazio. L'allenatore, a mio avviso, si è tirato addosso tante pressioni prima l'anno scorso con Correa quest'anno ha voluto a Cervi, anche se a Cerbi non è stato pagato però ha comunque cioè, te l'ha detto il presidente no? c'è un ingaggio importante non... non ce lo possiamo permettere ha dovuto dare via Goumet, Salcedo si è dovuto liberare due o tre ingaggi per poterlo prendere c'erano tanti più forti da prendere sicuramente ma ad oggi l'Inter è quello e questo le si può permettere quindi ve lo ripeto ragazzi io sono il primo che ha dato addosso a Cerbi, però che si fa ora? C'è cioè Cerbi, non si tifa più. L'Inter, se entra Cerbi, gli, gli si dà contro. cioè Cosa fai? Ti metti a fischiare la squadra se si gioca Cerbi. Bisogna fare l'Inter lo stesso. Ingoiare gli ultimi rospi, perché questi secondo me saranno, anzi, non secondo me, questi sono gli ultimi rospi, anche perché così non hai futuro. Cioè è stato fatto un mercato agli occhi del tifoso interista è eh, quasi insufficiente lascia perdere, lascia stare il giapponese che ti dirà sempre un mercato da 20 Lascialo. te i giapponesi che devi dire è un mercato da 9 come dici te perché l'Inter in questa situazione qua, ecco perché è un mercato da 9 altrimenti sarebbe stato un mercato da 6 sarebbe stato un mercato sufficiente perché hai riportato Lukaku e perché hai preso Aslani sono questi i due colpi che ha fatto l'Inter no? anche se Lukaku però siamo sempre lì te lo sei fatto riprendere, te lo hanno riportato è l'attaccante più pagato della Serie A cosa che nessuno dice, però lo devi far giocare in maniera che lui possa rendere non lo devi limitare capito Inzaghi? Lukaku non lo devi limitare Lukaku lo devi far cioè, lo, lo de non ti dico lo devi lasciare libero ma gli devi creare degli spazi perché se te a Romelu gli togli gli spazi gli limiti un 50-60% di potenzialità quindi sono sempre incazzato per la Cerbi, cioè a me fa male vedere uno che indossa la maglietta dell'Inter in quella maniera Però, ragazzi non siamo noi decidiamo io sono un tifoso, mi incazzo, rido eh, sono tifoso come voi è normale cioè, le, le, le emozioni ce l'ho anch'io, i sentimenti ce l'ho anch'io però a mercato chiuso, non è partito nessuno. E cosa ti ho sempre detto? Non gli faranno smantellare nulla per chi ha garantito per questo asset. Dirlo ora è troppo facile. I ragazzi della chat lo sanno. Soprattutto, Nico, che saluto, che a volte viene anche con me in live, facciamo le live a due. Glielo, lui è sempre stato terrorizzato dal fatto che Skinner eh, potesse partire. Gli ho sempre detto: Skinner no, non parte. Skinner, secondo me non va via non possono fare una figura di merda da dare via Schignar per chi entrerà soprattutto poi a Paris Saint Germain poi magari Schignar in questi mesi si impunta se ti ho trattato male dice no voglio andare via lo stesso intanto è qui poi dopo si starà a vedere i giocatori più forti sono tutti qui e hai riportato Lukaku e se l'Inter avesse tenuto Perisic quest'anno se l'Inter avesse solamente tenuto Perisic, avrebbe avuto un 30% di più di vincere il campionato, per come la vedo io. E l'ho sempre detta io la osa di Perisic, che era una perdita grave. Ora, a quanto pare, se ne sono accorti un pochino tutti. Perché Gosenz non dà garanzie. Gosetz non giocherà nemmeno a Derby, molto probabilmente. Quindi, ragazzi, siamo a settembre. Io non voglio dare addosso al tedesco, siamo a settembre. Questo è un giocatore che hai preso otto mesi fa, non ha fatto 90 minuti. Ditemi di cosa vogliamo ragionare voi. Ditemelo voi. Cosa ti devo dire? Forte gioca bene in otto mesi, non ha giocato una partita titolare 90 minuti. Cosa ti cosa devo dire? Lascia perdere il giapponese. Ti ho detto, ha fatto triathlon, un giocatore sta poco meno, fa triathlon. Li fa anch'io 10 minuti di corsetta per buttare giù la pancetta. Bisogna vedere come lo fai, triathlon. Fai la corsetta sotto che pressioni, in quale contesto. In che stato psicologico? Lascia perdere già. Detto. Ciao, Inter dai, dai.